colpo di mare fa tappa a Marina Grande di Sorrento, uno scenario fiabesco capace di conservare ancora l'irresistibile fascino romantico di memoria e tradizione. Un affresco dalle pennellate solari, incastonato in un panorama mozzafiato tra il Golfo di Napoli, il Vesuvio, la costa del Capo di Sorrento, che si estende fino alla zona dei bagni della Regina Giovanna, e un caratteristico scorcio del costone tufaccio tipico della penisola sorrentina. Marina Grande in passato è stato il set per alcuni film di successo, primo fra tutti Pane, Amore e... girato nel 1955. Oh, che bello Sorrento! Scusate, ma lei è proprio Don Antonio Calatenuto? In persona, ai vostri comandi. Grazie, preghiera sempre. Ho da bollirla, preghiera. Ma perché Suscugnizza ha voluto sapere se io ero proprio io? Qualcuno lo ha mandato a esplorare. Chi? Donna Sofia Smargiassa. E chi? E che vuoi? Tony, quella vuole restare a casa tua. Ah, la mia inquilina. Quella di cui mi hai scritto. Già. Ah, la mia inquilina capatosta. No, la casa mi serve. Donna Sofia si deve rassegnare. Agli ordini, signor comandante. Cicillù, Iam, Cicillù. Ah. Sofia Loren, Vittorio De Sica e Dino Risi, star da premio Oscar, rimasero incantati dallo splendore della Marina e dell'accoglienza che riservò loro la gente del posto. Ad aprire le porte al Lupo di Mare ci penso Puledrone, questo è il nome di uno dei ristoranti più caratteristici del borgo. Al timone c'è Gaetano Esposito, un ex pescatore dedito alla ristorazione, ora riferimento dei pescatori della zona. Lo troviamo mentre prepara il pranzo per la sua vasta clientela. Oggi, come sempre, c'è pesce fresco. Gaetano, intanto, perché in una zona di mare Opuledrone, questo nome che ha dato al ristorante? Era un soprannome di mio padre, lo chiamavano così perché era un forte pescatore. Loro lo chiamavano Opuledrone. Ma lui all'anagrafe come si chiamava? Antonino. Antonino detto Opuledrone? Sì. Perché era lo stallone del mare? Sì, sì, un forte pescatore. Sì. Prima si pescava molto di più di oggi? Sì. Prima si viveva col mare, ma oggi un pescatore attualmente non puoi vivere col mare. E allora sei costretto, noi che siamo un po' fortunati, perché io ho tanti amici in Sicilia, Calabria, che là è un dramma. Il pescatore è costretto ad andare a cogliere le olive, i pescatori che lasciano il mare volta. Per trasferirsi in collina, perché in ormai la comunità europea ci ha un po' ristretto, le politiche sono di importare sto pesce da fuori. E noi tante volte prendiamo pesci in più, lo dobbiamo ributtare a mare. Perché te lo pagano una miseria, non vale il pene pulirli, incassarli. Poi il caro vita, le bollette, sì, adesso pensano anche su non questa ne attività. Proprio, sì. E come nasce comunque questa iniziativa di creare una cooperativa anche con dei ristoranti molto caratteristici? Nasce proprio da dopo l'Europa, a mare noi prima guadagnavamo bene, stavamo bene. Ci hanno ristretto questo, non riuscivamo più a vivere. Avete fatto di necessità virtù? Insomma. Sì. E allora io con i miei fratelli dico, ma perché non facciamo una cooperativa, facciamo un ristorante, inventiamoci qualcosa, pesciamo, cuciniamo, e così abbiamo fatto. E come siete partiti? Ne eravate in tanti, mi dicevano. Sì, eravamo sette di noi, siamo sette di noi, sì. Sette di voi? Sì. Ma sì. All'inizio pure ne eravate sette o di sempre, più? Sempre, sì, sette sempre più o meno della famiglia, dei miei nipoti, dei miei fratelli, tutti in famiglia, sì. E a questo locale vedo che comunque... anche questo tipo di riferimento è un'attrazione per i turisti, certo, che comunque ancora ci sono, perché ottobre, sì, novembre sì. Ci sarà il sole. Qua a Sorrento non mancano mai i turisti, ma ormai è diventato sempre di più. Tra l'altro vogliamo spiegare cosa ha pescato suo fratello, sì, qua. Tra l'altro prese delle auglie. Lei qui ha da 2 metri poi porta a tavola. Certo, questo. Le guglie. Aguglie, sì. E un bel pesce azzurro. Cioè, delle sardine, poi ha preso dei maccarelli, ha preso un sacco di pesce. Il pesce non manca, bisogna solo venderlo. Quello è il problema, oggi è il dramma vero del pescatore, perché tu vai a mare, prendi 100 kg di pesce, lo dai alle pescherie, te lo pagano a 1 euro. E tu prendi 100 euro, 3 persone, una barca, consumi, non riesci ad andare avanti. Non c'è più il mercato del non pesce. Non c'è più il mercato del almeno pesce. Almeno come una volta. Allora, ad esempio, il piccolo pescatore riesce ad andare avanti perché va a mare, prende 10 kg di pesce, si fa 10 clienti, ne vende 1 chilo ciascuno, 10 euro, e piglia dai 100 euro. Facciamo vedere pure questo. Sì, così. Sì, come no. Delle bellissime sardine, vive.
Queste come le prepara, Gaetano? Adesso da pescatore questa passiamo a chef. Fa un fritto, oppure alla tortiera, diciamo noi, col pomodorino, oppure alla griglia, l'aguglia. Invece le sardine facciamo fritto oppure la tortiera. Da, per lei il mare che rappresenta, perché questa è una trasmissione che si chiama Lupo di Mare, sì. Che spesso scopre questi legami molto forti, certo, tra pescatori e, certo, e il mare. Il mare per me è tutto. Tutto. È come io, se non vado a mare per una settimana, è come uno che si deve fare una dose e non se la fa. Mi sento, a volte vedo il mare calmo, purtroppo tante volte vorrei andare a mare, però uno è pure impegnato qua, allora ci alterniamo, a volte vanno i miei fratelli, a volte vado io, insomma. Poi facciamo anche dei tour di pesca turismo, che vengono a pescare i turisti con noi, sì. Fanno 3 ore di pesca, poi vengono qua, si siedono e si mangiano il pescato e usciamo tutti i giorni. Sarebbe contento Puledrone della vostra attività, almeno lei e suo fratello avete continuato, certo. Cioè quello che era il suo impegno a mare. Sì. Sui tavoli arredati con le reti da pescatore, il pesce a chilometro zero. Orate, cerni e branzini arrivano dal mare distante pochi metri. Spesso la pesca è affidata a Michele Esposito, il fratello di Gaetano. Tenace pescatore di poche parole ma che ama fare soprattutto i fatti. Ogni giorno imbarca tra le onde di Marina Grande per mettere a segno bottini consistenti di pesce, la materia prima del Puledrone, l'oro azzurro di Sorrento. Michele, com'è andata la pesca stamattina? Sei venuto comunque carico di pesce, è andata bene? Cosa in particolare? Aguglie, frittura, roba grigliata, un po' di tutto, insomma. Lei da quanti anni pesca? Io? Sì. Da quando sono nato. Poi veniamo di famiglia di discendenti di pescatori. San Pietro era un nostro ave, diciamo. Lei è nato nel mare, proprio? Sì. Quante ore ci sta lei a mare a pescare? Io alle volte anche 24 ore. Dipende. Il mare è cambiato rispetto a una volta, rispetto a tanti anni fa. Prima si pescava di più forse. Ma quello, il mare è sempre quello. Siamo noi che lo cambiamo, noi cambiamo il mondo. Quanto è duro fare i pescatori adesso? Oggigiorno è un po' duro, sì. Però c'è una cosa bella di questo mestiere. La libertà. Perché stai libera, stai con la natura. Tranquillo. Però anche suo figlio so che fa il pescatore. Sì, e noi veniamo in mia discendenza, l'ho detto. A che nato mondo noi veniamo in mia discendenza di pescatori. Per lei il mare che rappresenta, al di là delle difficoltà, dell'attività, della pesca, eccetera? Per noi il mare è tutto. A noi lavato il mare siamo morti. Può chiedere a Gaetano qua se si avvicina intanto, perché Michele ci ha portato questo polipo, visto che tu sei pescatore ma anche chef, come lo consigli di cucinare? Questo è fatto con la salsa, un bel spaghetto, un sughetto fatto sistemare alla Luciana, lo possiamo fare. Per l'insalata è un po' piccolino, allora preferibilmente più grande viene meglio fatta l'insalata. Bene, grazie per il consiglio, chef. Michele, allora noi ti auguriamo buona pescata. Quando è adesso che riparti a mare? Vediamo oggi. Oggi pomeriggio, e quante ore ti stai? Dipende dai pesci, quanto ore ci intrattengo. L'appuntamento con i pesci l'hai preso, mo tocca a loro. Grazie Michele, grazie mille, grazie di tutto. I lidi e gli stabilimenti balneari di Marina Grande, così come ristoranti e trattorie che offrono ampie varietà di pesce fresco, sono tra i più gettonati e apprezzati della penisola, ma per molti è la pesca la principale fonte di reddito per la comunità del borgo, un'attività che, visto il caro energia e le norme sempre più restrittive, rischia di sparire. Sono pochi audaci i pescatori che tra sacrifici e rinunce escono con la barca, intere giornate trascorse lontano da casa e la famiglia. Cosa ha pescato di buono? Qualche sgombro, qualche rotondo, qualche calamare, qualche pesce così. Il mare insomma dà ancora qualcosa? Qualcosa ci dà. A che ora siete usciti stamattina? Alle 4. Adesso questo pesce lo vende ai ristoranti? Sì, alla pescheria, e le pescherie le danno al ristorante. Lei dov'è che abita? Dove qua, sta? A Marina Grande qua. Lei da quanti anni pesca? Da quando ero bambino. Saranno da 25 anni. Come mai ha iniziato questo tipo di attività? Mio padre faceva questo. Come si chiamava suo padre? Antonino. E suo nonno? Luigi, come? Qual è il pesce più buono che ha pescato stamane?
Qualche di calamare, calamare. Lei più sta a mare o più in casa a giorno? Dica la verità. Sempre a mare. La sua famiglia è contenta di questo lavoro? Non tanto una assai volta perché... Una volta meglio, È un lavoro... Era meglio, non è più come una volta. Perché prima si stava meglio? Prima era un po' scuro, si guadagnava qualcosa in più. Adesso il mare, le leggi, la cosa più... La legge non ti fa fare quello che devi fare. Non ti fanno pescare tonni, non ti fanno pescare pesce spada, non ti fanno... Il signore lì a fianco è un altro supporto, vediamo il zio. Pure lui pesca. E come no? Un'altra figura storica, Gaetano, abbiamo lì. C'ha 80 anni, ma io sto sempre a mare, perché la sua vita è il mare. E infatti lo vediamo sorridente, tra l'altro complimenti perché sta in perfetto equilibrio sulla barca. C'ha 79 anni, io mi pare un uoglioncino, perché si mantiene sempre in allenamento, va sempre a pescare tutti i giorni. E invece questi giovanotti qua come sono bravi. Questi stanno sempre a mare, e loro... Sono veri pescatori. Sì. Da ristoratore e da pescatore, questo pesce come quanto vale? Bello, questo è oro, perché è vivo, perché è la freschezza, prendendolo e portandolo a tavola, quello è l'importante. Questo è pesce azzurro, se tu lo mangi in giornata c'è un sapore formidabile, se tu già lo mangi domani di meno, dopo due giorni non c'ha più sapore. E siete rimasti in pochi adesso come pescatori? Siamo una quindicina, prima eravamo 150. Prima erano tutti pescatori, adesso tutti quanti col diporto sono andati per le escursioni e cose. Adesso dov'è che andate? No, adesso andiamo a casa, portiamo i pesci in pescheria e andiamo a casa. Sono finita la giornata, se ne vanno domani. Domani a che ora partite? Sempre alle 4. Qual è la pesca più grossa che avete fatto finora? Quando scavavamo i pesci a spada una volta, scavavamo i pesci a spada, i tonni. E adesso non si pesca più? No, adesso ci hanno proibito i tonni se le prendono solo le tonnare, con le quote. Chi ha le quote le può prendere, non le prende. Senti, ma pure a mare è arrivato il caro bollette, il caro energia. Il carburante, la nafta, prima la pagavamo 50 centesimi al litro, adesso la paghiamo 1,30 euro, più del doppio, è aumentato il 60-70% la nafta. Insomma un mestiere duro e anche impegnativo sotto il profilo economico adesso. Ogni giorno esci, ci vogliono molti soldi di carburante e poi non sai quello che guadagni. No, soprattutto che il pesce non lo pagano. Il pesce non lo pagano. Perché questi mercanti importano tutta questa robaccia da fuori. Qua il pesce, questo pesce qua, a loro poi pagano 1 euro. Tu pigli 100 kg di pesce, 4 persone, la consumi di barca, non riesci a sopravvivere. E allora il pescatore sta in decadenza, insomma. E lo zio che dice qua? Adesso riparte di nuovo lo zio, vediamo. Quello è sempre di notte, quello è di notte. La sera, ritorna la mattina. Ah, ma lui in cosa è specializzato? Che pesca? Prende di voi? Gli scombri, palamiti. Palamiti. Come questa roba qua. Antonino Serio, il rosso, è uno dei pescatori della vecchia guardia di Sorrento. Lo incrociamo mentre ripara una rete ai piedi della chiesetta di Sant'Anna, un edificio religioso costruito nel XVII secolo. Poco distante c'è il figlio. La sua amarezza è condivisa da tutti nel piccolo borgo marinaro. Sto riparando una rete che andrà a mare, forse stasera o domani andrà a mare. Una rete che andrà a mare e stiamo facendo una riparazione. Si esce di notte, si sta tutta la nottata a mare e a volte il tornaconto è ben poco. Come mai è diventato così difficile? Ormai siete in via di estinzione. Di estinzione, sì. Specialmente qua giù a Marina Grande siamo in via di estinzione. Come mai? Non c'è nessuno che vi sostiene? No, non siamo ben... cioè dalla comunità europea praticamente ci vengono imposti dei limiti che noi non riusciamo a rispettare. Cioè sotto costo non bisogna pescare, almeno come ci dicono. Sotto costo non bisogna pescare, a largo non possiamo pescare, riduzione della cattura dei pesci, tutta una serie di cose che messe insieme adesso si sta... Qualità anche le quote, prima eravate più liberi. Esatto, il mare era più libero e potevamo lavorare più liberamente a mare, senza restrizioni. Si riusciva anche a vivere, a campare. Esatto. Prima andavamo con le reti di pesce spada, andavamo a prendere il pesce spada che ci è stato tolto dalla comunità europea, da che ci è stato tolto non abbiamo più un tornaconto.
cioè che ci avessero detto li potete prendere in altro modo, non si può prendere. Poi c'è stato la mazzata pesante, è stata questa del gasolio agevolato che costa un sacco di soldi e noi non riusciamo più a tamponare. Cioè, di quanto è aumentato? Più o meno il così doppio, il doppio. Praticamente è un mestiere che ci rimandiamo da padre in figlio fino adesso, però con le prospettive che stanno adesso noi non riusciamo più a tirare avanti. Perché per lei il mare rappresenta tutto, mi sembra di capire, sì, suo lavoro, la sua vita. È la nostra giornata praticamente. La nostra giornata impieghiamo con la pesca del mare, cioè i frutti che dà il mare. Non riusciamo più a tirare avanti. Ed era quello che comunque voleva fare, anche per portare avanti la memoria del suo papà, no? Sì. L'abbiamo fatto da generazione, perché pure si tramandava il mestiere di padre in figlio. E per portare avanti un discorso, diciamo, di continuità. Lei che c'è nato qua prima com'era, tanti anni fa, qua la Marina? Il borgo era più isolato, era un borgo di pescatori, adesso praticamente si sta trasformando. Praticamente con le nuove tecnologie, le nuove cose, la gente, cioè i nostri figli praticamente cambiano mestiere. Siamo 50 anni sul mare, dai 50 anni sul mare. Poi rinnovarsi e fare un altro mestiere sembra duro. Adesso continua ovviamente a mettere, quanto ci mette per... No, poco tempo perché è una riparazione breve, però... C'è sempre da fare qualcosa, nell'ambito della pesca c'è sempre da fare qualcosa, cioè da riparare una rete, fare una rete... Fuori da questo mondo non si è mai riuscito a immaginare, no? Nel senso, questo è il suo mestiere, questo è il suo mondo, il mare è la sua vita. Sì. Non ha mai pensato a un di certo fare punto... un altro, no, io personalmente no. Fino alla fine pescatore? Sì, pescatore, sì. Grazie. Rosso, il rosso di sera, bel tempo una si volta spesso. Una volta si chiamava rosso, avevo i capelli rossi, adesso ce l'ho bianchi. Un russo. Il figlio del Rosso, Gaetano, è uno dei pochi giovani che per passione e tradizione di famiglia non molla la rete e prosegue come gli avi l'attività della pesca. È dura ma l'amore per il mare e il testimone raccolto dal padre lo spingono ad andare avanti nonostante le restrizioni. Lo coinvolgiamo nel segno della resistenza degli ultimi pescatori di Sorrento insieme ad Antonino D'Alesio, presidente della Confesercenti. Gaetano, l'attuale Rosso del porto di Marina Grande, possiamo dire, siamo giovane, due, sì. Giovane, quindi la speranza è che comunque anche la giovane generazione si avvicini a questo mestiere. Vabbè, lei da quanti anni pesca? Sono una ventina d'anni. Ah, quindi vabbè. Ero piccolino, sì. È già esperto come pescatore. Diciamo di sì. Ha preso da papà. A pesca non si è mai esperto. Ha preso da papà? Sì. Cosa sta facendo adesso? Riutilizzando una vecchia rete per fare una corda. Tante difficoltà, prima ha detto pure suo padre, per continuare questa tradizione, però lei non molla. Continuiamo, sì, continuiamo la tradizione della pesca. Adesso quando si esce? Quando ce la facciamo? La sera dipende dal tipo di rete che caliamo in mare. E adesso nelle prossime ore qual è quella che calerà? E domani mattina le andiamo a ritirare, le caliamo e le ritiriamo nello stesso momento. La speranza è di fare un colpo grosso, che dice? Colpo grosso oramai sono finiti, ci sono i tempi di fare adesso, i colpi grossi. Antonino D'Alesio, ecco, Antonino, intanto ci c'è qualche giovane che comunque cerca di andare avanti, di portare avanti la tradizione. Ci sono ancora qualche giovane, però stanno via di estinzione proprio. Siamo un po' proprio all'estremità. Tanti fattori che purtroppo hanno spinto all'estremità, come dice lei, pescatore. Poi il governo ha delle tipi di attrezzature, non ce la fa fare più, non si può prendere questo tipo di pesce, non si può fare questo. Ci hanno ristretto una maniera talmente tale, e figure io, parecchie altre persone, abbiamo proprio cambiato situazione. Cioè avete cambiato mestiere? No, sempre il pescatore. Pescaturismo. La pescaturismo comunque regge, perché ci sono ancora i turisti ci sono, per quest'anno sì, ci sono state parecchie e si continua a stare. Da dove vengono i turisti qua per fare pescaturismo? Dappertutto. Inglesi, tedeschi. Adesso da presidente, da riferimento agli esercenti, cosa si augura? Mi auguro che, so poco che si può augurare, che i giovani continuino a portare questa tradizione avanti, questa pesca, però non è che molto facilmente riescono a sopravvivere, che un giovane che va a lavorare, che si alza alle 2 di notte, va a pescare, ritorna a terra e guadagna
30 euro, 50 euro. È dura, è dura. È dura. Eh beh, siamo però, siamo però in buone mani però, con il rosso qua, so con il rosso junior. Lo so che siamo in buone mani. Anzi, siamo nella rete. Io sono della... 53 anni, che sono 63 anni. Ah. Sono 53 anni che faccio il pescatore. Ah. È una vita. Questo so fare, continuo a fare questo. Non ha mai visto un punto così basso. No. Questi sono uno dei punti più bassi. Lei sta lanciando l'allarme in tutta la sua gravità. Ma non solo a voi. Noi facciamo riunioni, certo, fra di noi, certo, cooperative e dappertutto. Lo abbiamo incrociato poco fa in piedi sulla sua barca. Gaetano Deleva, detto Munarcone, pescatore di razza, rivela che ha il mare nelle vene. Come si chiama lei? Il soprannomo, mi chiamano Munarcone. Gaetano Di Leo, detto Munarcone. Munarcone. Come mai? È un soprannome. Tu prima, tutti. Prima ogni persona davano un soprannome, capì? Come ad esempio mio padre lo chiamavano Pulledrone. Se tu dicevi Antonino, non lo conosceva nessuno, ma si dicevo Pulledrone. Come? Mi conoscono tutti i pescatori. Come soprannome? Di Napoli, di Tor, di Ischia. Ah. Perché il soprannome lo sanno, capito? Da quanti anni lei pesca? Da 8 anni sono andato a pesco con mio padre. Papà, come si... Carreva andavano dentro, fino adesso ancora vado a pesco. Esce di sera e di entra di notte, alle 3, alle 2, alle 4, la mattina. Ah, perciò si mantiene così giovane. E si pesca ancora qua a Sorrento? Sì, qualcosa si prende, ma prima andavano con la pesca del pesce qua del tonno, abbiamo nelle barche grandi, e ma adesso abbiamo fatto la demolizione, e ora si hanno preso tutti, si hanno preso tutte le reti, e ora abbiamo la maglia più piccola, che prendiamo i scopri. La sera andiamo a prendere i scopri. Esce il pomeriggio. E c'è il pomeriggio alle 4 e torna alle 4 del mattino. Ah, quindi tutto... In estate era fiamme di sera e rientravamo la mattina verso le 4, le 5, le 6 di estate. Ma adesso facciamo la pesca e rientriamo verso le 1, 2 di notte, riusciamo di sera alle 5. Tutta una vita a mare? Sì. Ma per lei il mare che rappresenta? Che adesso è un po'... non è come prima. Prima si andava abbastanza bene, perché già andavamo con la pesca del pesce spazio. Ma adesso andiamo con il colpo di Napoli, si prende pochi. Ma soprattutto il pesce non lo paga. Però per lei, no, che ha vissuto sempre al mare, cosa rappresenta il suo mondo qua, la sua vita? Sì, è la vita nostra. Diciamo così, ognuno mio figlio andava pure a vivere a pesca, ma va nelle braghette che ha... In bocca al lupo allora, Gaetano. Grazie. Antonino, il figlio di Michele Esposito, il lupo di mare che affronta le onde con la grinta del condottiero, nonostante i sacrifici di un mestiere sempre più penalizzato, ha deciso comunque di restare a Marina Grande sulla scia dell'antica tradizione della pesca, passione e senso di appartenenza che gli sono stati trasmessi già da quando era bambino. Antonino, quando non è in alto mare a pescare, è nel ristorante dello zio Gaetano a servire ai tavoli e illustrare con garbo e preparazione il menù del giorno. Antonino, 22 anni, anche tu da bambino sulle barche a mare. A che età hai iniziato a fare pescatore? Diciamo le prime esperienze sono state all'età di 6-7 anni. Poi ho iniziato a lavorare proprio intorno ai 10-11 anni. E com'è andato l'approccio con il mare? Ci sono nato, poi già da piccolo mi è stata trasmessa questa cosa. L'ho presa molto bene. Questo perché i tuoi genitori sono pescatori? Sì. La mia è la settima generazione. Quindi... Settima generazione? Sì. E quindi la tua vita, come volendo spiegare una tua giornata, perché tu fai anche il cameriere, no? Quindi sì. Fai l'uno e l'altro. Quello che peschiamo, cuciniamo. Come riesci a conciliare le due cose? La mattina ti alzi presto e devi andare, se non addirittura di notte, no? Vai a mare. Sì. Di notte è preferibilmente meglio. Non c'è un affollamento di barche via mare, sicuramente meglio. Però sono due settori totalmente diversi. Mm. Qui è proprio come due mondi paralleli, due mondi diversi. Mm. Lì stai più tranquillo, stai a contatto con la natura. E fai magari un lavoro che si è tramandato da anni, qui invece è molto più moderno, è più a che fare con persone. Tu dai una mano al ristorante di tuo zio. Tutto in famiglia. Peschi e poi vabbè il pesce lo ritrovi cucinato. Sì.
Tutti i giorni ci alziamo alle 4 del mattino, 3:30, 4 del mattino. Poi per le 8:30, 9 ritorniamo. Parte del pescato va alla vendita, parte per il locale, per il ristorante. Abbiamo un bel ritmo affiatato nel campo lavorativo. Ci sono ancora turisti ed è in autunno. E mi fai una fotografia di com'era in estate questa zona? Penso che c'era un sovraffollamento di turisti, no, visto la stagione. L'estate, ti dico, è l'opposto di ciò che vedi ora. A parte che il clima è molto caldo, poi persone a livello turistico di alto livello. Come ti dicevo, sicuramente non li conto, ma penso un 10-15.000 persone al giorno ci scendono qui giù in una giornata. E qual è la tua stagione preferita? Lo preferisci adesso il mare più quieto, più tranquillo? Settembre-ottobre è il periodo migliore, sia per la pesca e anche per la quietudine. Settembre-ottobre è il periodo top, perché cosa si pesca in particolare? Diciamo che i pesci è un po' come i frutti, no? Ogni mese c'è una new entry, qualche tipo di pesce nuovo. Nel periodo di settembre ci stanno le ricciole, che è pesce molto quotato sul mercato, pesce azzurro che c'è anche la guglia, qualche sardina, fritto di paranza, totani, tra poco inizia il periodo dei calamari, è abbastanza abbondante come pescato. Il pescatore è un mestiere molto difficile. Quali sono le difficoltà di quando si va a mare? Diciamo che, a parte le limitazioni che sono state un po' troppo rigide sicuramente, poi ci sono controlli che a mio parere, come generazione del futuro, credo siano un po' troppo eccessivi, perché attualmente il pescatore anche per gli ambientalisti è come se fosse diventato un pregiudicato, secondo me è un peccato, perché ugualmente, soprattutto noi in Campania, il contadino come anche il pescatore sono nati come lavori questi qua, no? Sono stati i primi lavori, secondo me, manuali. Ci sono altri giovani che come te si avvicinano alla pesca o sei una rarità? Qui giù attualmente siamo solo due ragazzi. Vanno a pesca, sì. Poi sono tutti persone, da come hai conosciuto, tutte persone abbastanza mature. Sì. Come mai gli altri tuoi coetanei si sono allontanati da questo mestiere? È perché, a parte che, diciamo che uno lo fa per passione, ma il ricavato, se non fai come noi che lo vendi in un locale, non è tantissimo, non ci guadagni molto. Sicuramente è divertente, però magari qualche ragazzo dell'età mia si è fatto un po' i conti, svegliandosi presto in proporzione a quanto ci guadagna, non è che sia tanto a favore il ricavato, no? Il profitto. Tu sei giovanissimo, 22 anni, anche una bellissima presenza, potessi fare l'attore. Hai mai pensato di lasciare la barca, la rete, il mare, di fare altro? Devo dire la verità, no. Ma mi piace, perché più che altro ci vado per passione. Altrimenti vi dico, io ho studiato al nautico. Avrei già potuto fare carriera a livello di imbarcarmi, no? E magari aver potuto guadagnare anche di più, però lo faccio per passione e anche per portare avanti, diciamo, la tradizione in famiglia, no? In bocca al lupo allora, Antonino, a presto. Grazie. Quando è che vai a pesca adesso? Penso verso le 4:30 di oggi pomeriggio andiamo. E ti ritiri? Verso le 8, sono giusto 3-4 ore. L'autunno baciato dal sole permette ai turisti di apprezzare le incantevoli coste e insenature di Sorrento a bordo del kayak. Umberto, con la sua carica di simpatia, riesce a coinvolgere e accontentare anche i visitatori più esigenti. Sensibile e sociale, il kayak sottolinea la vita, uno straordinario strumento di contatto ed evasione che è per le persone con diverse abilità. Avite nu kayak, questo è lo slogan da parte di chi comunque coltiva questa passione, lo fa anche per gli altri. Umberto Lanza, da quanti anni lei ha iniziato con questa attività? Esattamente 9 anni fa. E come mai gli è venuta questa idea? Perché qua sono quasi tutti pescatori. Perché la costa di Sorrento è bellissima, abbiamo la fortuna di avere 2 ville romane qui vicino. E sono partito con poco, ho avuto la fortuna del prete che mi ha dato il posto dove infilare i primi 3 kayak che avevo, e poi man mano è stata una crescita. Ecco, il totale. Prete perché? Il prete che c'era prima. Ah, ecco. Quindi c'era un Monazzero lo chiamiamo i depositi,
che stava qui dietro della chiesa, mi fece la cortesia di appoggiare Caio. Lei è stato benedetto dal parroco. Dalla chiesa. Come si chiama il parroco? Sì, Don Angelo, ora Sasseano. Lo salutiamo, sì, Don Angelo di Siano. Persona. Anche grazie a lui se ci sono e i kayak. Soprattutto grazie a lui. Tra l'altro, nonostante autunno, ci sono ancora tanti turisti. Sì, qua, sì, come puoi vedere, sto aspettando le persone, che tra un po' partiamo. Qual è il servizio che offre questa sua attività? Gli faccio vedere, prima di tutto, Sorrento da un'altra prospettiva. Gli faccio vivere il mare in maniera ecologica e gli faccio toccare con mano le rovine di due ville romane che abbiamo qui a pochi passi, a pochi metri. Una è la Bagni della Regina Giovanna. Ah, che bello! Dove la Regina Giovanna andava lì con i suoi numerosi amanti. Ecco. Quindi c'è una piscina naturale, ci fermiamo lì e loro possono... I turisti da dove vengono? La maggior parte anglosassoni, però vengono da tutto il mondo. E quelli che apprezzano di più il kayak invece? Tutti. Chi lo prova, la maggior parte, il 90%, chi lo prova lo riprova. Ci sono vari modelli di kayak? Sì, questi sono sit-in da mare, poi ci sono i sit-on top, quelli sono un po' più pesanti, questi diciamo un po' più da spedizione. E poi vengono tutti, anziani, bambini? Anziani, tutti, è una passeggiata, non è una corsa, non è una gara. Qual è l'episodio che più l'ha colpita di un accompagnamento speciale che ha dovuto fare? Quando riesco a portare le persone con handicap, anche un cieco, che l'ho fatto toccare, un non vedente, che l'ho fatto toccare con mano la costa, quindi spiegando e toccando con mano, l'hanno apprezzato molto lui e la moglie. Ho portato persone che non si potevano muovere, sono stato le loro braccia e questi sono i ricordi che ho più. È molto sensibile. Perché ho regalato un'emozione, regalare un'emozione è una cosa bellissima. Insomma, un viaggio speciale, quello che continua nonostante l'autunno. Lei ci sarà e la butto lì, pure per Natale, nel senso che se il tempo la è buono, destagionalizzazione che a volte il tempo è un sogno è buono, proibito. Assolutamente sì, perché noi abbiamo la fortuna di avere questo clima, che è unico, questo microclima che si crea qui, è unico in tutto il mondo. E fino a Natale abbiamo belle giornate, un'ora in mare, due ore in mare. Lei che è l'Indiana Jones tra i pescatori, qual è il rapporto tra lei, i kayak e i pescherecci? Ottimo, sono amici, fraterni, ci aiutiamo in mare, sì. Lei è proprio di qua? Proprio io sono di Napoli. Ah, di Napoli. Vivo qui da 20 anni, oltre 20 anni. Ero fotografo. Ah. Poi ho sempre avuto la passione per il mare. E poi ha acceso questo flash a Sorrento. Ho sempre fatto tutto in mare, ho anche la patente nautica, vado a fare i corsi di vela, amo l'acqua. Questo è il suo sogno? Questo sì, ora è il mio sogno perché a vita in un kayak. Salutiamo Umberto Lanza, alle prese con i tanti turisti provenienti da ogni parte del mondo che hanno messo nel mirino una gita in kayak, consigliati da Antonino, il pescatore della faccia d'angelo. Facciamo un giro nel cuore antico del borgo marinaro. Dopo aver macinato metri di scalinate tra antichi archi e ville, dando un'occhiata alle accattivanti vetrine di artigiani e storici commercianti, lungo le suggestive stradine e piazze di San Cesario, siamo attratti da Cicci Bacco, una bottega illuminata dalla magia del Natale. Eccoci da Cicci Bacco, un nome di una bottega sicuramente molto accattivante, cioè il signor Carlo Chiancone che sta al lavoro. Cosa sta facendo di bello? Sto facendo un piccolo presepino negli scatolini, ecco, perché lavorando con i turisti che non possono portarsi i presepi grandi, e allora cerco di farli piccolini con i pastori in terracotta, fatti a mano come la tradizione napoletana. Quindi un presepio tascabile. Sì, gliele posso far vedere uno. Ecco qua, uno già fatto. Lo mettiamo sì, a favore di telecamera, ecco l'opera di Carlo. Ne prendiamo uno finito. Ecco qua, sì, ne vediamo uno finito per vedere come l'opera completa. Eccolo. Ecco, questo ad esempio è semplice, ci sta la Sacra Famiglia, c'è il Pastore delle Meraviglie, che poi alcune storie dicono che è Benino, il pastore che dorme sveglio, il pastore classico con la pecora. Questa si chiama Salomè, perché Napoli, i pastori, Napoli, San Francesco ha messo la Natività in una grotta, in una stalla, ma Napoli nel Settecento gli ha creato la vita
intorno, in quelle botteghe a San Gregorio almeno che adesso fanno i pastori, prima di Cristo, cosa facevano? Facevano i lari erano delle statuine che i romani mettevano accanto ai defunti negli altarini e poi sono trasformate, fanno i pastori dandogli dei nomi, delle storie, tipo Benino, il perché stanno nel presepe, Cicibacco, che è poi il nome del negozio, e Salomè, anche se la lavandaia, hanno tutte storie. Sì. Allora, poi faccio qualcosa in particolare, perché Napoli... Questo è un altro tipo di presepe, sì, sempre tascabile, sempre portatile. Sì, no? Ma è particolare, perché sì. Napoli c'ha due volti, la parte sacra, la parte profana. Che bello, Carlo. Questa è Pulcinella, commedia dell'arte, teatro, la maschera di Pulcinella, che a noi porta pure fortuna perché Pulcinella c'ha una piccola gobba, il gobbetto a Napoli porta fortuna. E questo invece è il classico corno napoletano, e quindi il sacro e profano. Lei è di Napoli, Carlo? Io sono di Napoli. Sono di Napoli, vado e vengo con la Vesuviana. Un trenino benedetto maledetto. Quindi è un maestro itinerante, un maestro dei presepi dal Vesuvio qua a Sorrento. Sì, 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 vabbè. Il Vesuvio però ce l'ha ancora addosso, sempre. Sì, Cicibacco. Cicibacco. Poi ci sono, faccio qualcosa in particolare anche. Qui. Ecco, qui c'è Totò. Edoardo, i classici Edoardo, della tradizione. Maradona napoletana. Non può mancare. Sì. C'è un Pino Daniele Piccole. E il Totò che fa il pazzariello nell'oro di Napoli, praticamente fa la reclame del negozio appena aperto girando per le strade di Napoli. Questi li ha fatti lei, li ha fatti Carlo? Questi. Sì, sì, ho fatto tutti io. Tutti a mano, invece, ovviamente. Sì, sì, sì. E niente, ecco, lo Shosho. Lo Shosho. Ecco qua, spazio Shosho, vedete. Lo Shosho, praticamente è un personaggio che gira ancora per le strade di Napoli, però quello che mo' gira è senza gobba e non vale. Che lo Shosho da noi a Napoli vuol dire via, show, cacciare. Ecco, e lui ha perso la boatta con l'incenso. Agliagliai. Praticamente, perché infatti gira con l'incenso e entra nei negozi, nei portoni, Shosho, cioè caccia via il malocchio, e nelle nostre case lo dobbiamo mettere con lo sguardo rivolto verso una finestra, una porta, perché deve cacciare la cattiva. Questa grande cultura che lei ha, per oltre a essere artigiano, da dove viene? Da dove viene? Viene a Napoli. Faccio un esempio. Io ero ragazzo, abitavo a Via Foria e si giocava a pallone dopo l'uscita di scuola, si andava a giocare a Capodimonte o al Bosco, oppure dove adesso ci sono le catacombe di San Gennaro. Erano sterrate, si mettevano le borse a terra e si giocava a pallone fino a tardi. E dopo che facevamo? Nelle catacombe di San Gennaro noi scendevamo per di là per andare nella sanità. Noi ragazzi, e quindi Napoli ce l'abbiamo dentro, lo conosciamo, io la conosco da sotto, sopra. Il Munacello, Napoli sotterranea, i Pozzari, e la Bella Ambriana, questa è una delle più belle storie di Napoli, che poi è anche una canzone di Pino Daniele, lo spirito benevolo della casa, la donna velata, che poi si fa anche in maniera presepiale, diversamente di come la faccio io, così, questa donna velata, che sarebbe poi questa, l'abbondanza. Carlo, poi c'è anche questo che ha colpito la mia attenzione. Questo è lo sfratto. Questa è una sudata. Queste noi lo chiamiamo guattimacce a Napoli. E lo sfratto, il trasloco. Se volete sapere perché si chiama il 4 di maggio... Sì, perché tra l'altro l'abbiamo letto anche qua. Il 4 di maggio è perché a Napoli quando si cambiava casa, tempi fa, non si sapeva dove andare. Si metteva tutto su un carretto e si andava in cerca del siloca, fittasi, più o meno da dove volevi cercare la casa. Quando trovavi siloca, fittasi, entravi nel palazzo, parlavi col preposto, se la casa ti piaceva e stavi d'accordo, scarica casa nuova. Adesso perché il 4 di maggio? Perché Napoli aveva scelto un mese, il maggio, di maggio, come il momento adatto per fare questi traslochi. Il 4 di maggio poi era il giorno in cui i proprietari erano sicuri di trovare il preposto sul posto nel palazzo. Ecco. E allora quel giorno là c'era una confusione in strada,
tremenda, sigarette che si caricavano, le strade erano polverose. E adesso ci è rimasto ancora il detto, quando vediamo un po' di, scusate l'espressione, un po' di casino in giro, diciamo, ma che stai facendo? Quattro match? Stai facendo quattro match? Perché c'era questa confusione. Questi cuppitielli, perché tra l'altro ho visto anche una foto lì. Sì, allora, che si questo cuppitiello, questa persona è l'inventore del cuppitiello, del pulcinello dentro al cuppitiello, ma è un gioco degli anni che avviene dagli anni 60 e 50 ed è un gioco semplice, essendo appunto un gioco antico. Quello me lo comprava mio padre quando era piccolo, ed è semplice, è sciocco quasi. Pulcinella, pulcinella nel cuppitiello. Questo è. Certo, Carlo, rievocando anche un mito che vediamo raffigurato a te, un presepe, ti piace proprio, eh? Piace presepe. Questo invece però è una scena, ecco, di questi fantasmi. Questi fantasmi. Che lui praticamente è un monologo fuori al balcone, parla col dilimpettaio e spiega il trucco per fare il caffè con la macchinetta napoletana. Il suo trucco era quello di mettere il cuppitiello sul becco per far passare l'aroma. Questi, ribadiamo, fatto tutto da te, anche lo scialletto. Lo scialletto, vabbè, lo scialletto è un pezzo di stoffa tagliato. Però insomma, nei minimi particolari, non lasci niente a caso. Carlo, come mai Cicci Bacco? E qualcosa compro pure, non è che... Come mai Cicci Bacco? Cicci Bacco perché è il nome di un pastore. Eccolo qua, Cicci Bacco sulla botte. Cioè, chi udire, chi botte. Andiamo a prendere Cicci Bacco. Cicci Bacco beve il vino. Ma è il tuo preferito Cicci Bacco, allora, per aver dato il titolo del tuo negozio? Diciamo che... E poi uno senza storia, l'umbriacone, quindi non partecipa all'evento. Però era simpatico il nome. Volevo scegliere tra Benino e Cicci Bacco. Però Cicci Bacco mi sembrava più allegro, anche se Benino è uno dei più importanti pastori del paese. Noi giochiamo d'anticipo, però approfittiamo di Carlo. Un buon Natale a tutti, come lo possiamo augurare da buon napoletano, Carlo? Speriamo che vada tutto bene. E forza Napoli, che quest'anno sia l'anno buono. No, un gurnicello però. Un gurnicello, però Maradona, quello Maradona ci sta sempre, insomma, non può mancare. Insieme a Eduardo, a Peppino mettiamo Maradona. Nel viaggio di Lupo di Mare a Marina Grande di Sorrento abbiamo puntato l'obiettivo soprattutto sulla tradizione della pesca, il punto di forza dell'incantevole Borgo Marinaro. Dall'oro blu all'oro giallo il passo è breve, limonoro della famiglia d'Esposito è una griffa a livello internazionale. Liquori e dolci a base di agrumi vengono preparati seguendo antichi metodi della tradizione in laboratorio. Ad accoglierci in punto vendita di Vicolo San Cesario, un irresistibile addetto alle vendite. Il limone e l'oro. Bravissimo. Non solo della costiera. Come vedi, sei entrata la fabbrica più antica di Sorrento, ragazzi. 1905. Poi tu sei splendido. Io sono ancora giovane, da 1905, ragazzi. Ecco poi. Tanto tu sei di origini rumene, no? Bravissimo. E ti sei innamorato del mare, del mare, del sud, dei limoni. Delle ragazze napoletane. Delle ragazze napoletane. Certamente. Fantastiche. Complimenti comunque, Giovanni, anche per la tua simpatia. Tu sei addetto alle vendite. Bravissimo. Quanto conta la simpatia nella, tantissimo, nel tuo lavoro? Il sorriso conta tanto nella vita. Sì. Conta tantissimo. Ma poi ti sei ritrovato poi qua? Benissimo. Cioè un brindisi, facciamo un brindisi di te, io ho mangiato. E tanto siamo in un orario non proprio trafficato e affollatissimo. Come si con fa? Le manine, bravissimo. Così, la carne. In bocca al lupo a tutti i telespettatori. Saluti a tutti voi, ma aspettiamo da Sorrento, da Limonoro, ok? Ma ci puoi spiegare adesso quali sono le priorità, le perle di Limonoro? Allora ragazzi, come vedete, qui produciamo proprio il limoncello. Deve venire stamattina, vedete come la depennatura dei limoni. Solo con la scorza di limone. Perché sopra c'è il laboratorio, no? Certamente, guarda, ti avvicini un poco. Sì, sì, pian piano, mi avvicino. Guarda lì. E si darebbe il limoncello, qua lo produciamo proprio qui. I ragazzi, grande. Salutiamo lo staff Giuseppe, Cataldo, sì, e Luca. Sì. Ragazzi che producono il limoncello, crema, melone, pistacchio, arancello, finocchietto e liquirizia. Voi siete tutti giovani, no? E avete tutti investito giovani, ragazzi, sulla tradizione. In 40 anni, 43 anni, dai.
grazie a Dio, dopo il Covid-19 abbiamo avuto quasi 2 anni fermo, però quest'anno è stata una meraviglia e qua nessuno si può lamentare perché è stato meraviglioso per tutti noi. Tu sei anche un portatore sano di ottimismo, vedo. Deve essere ottimista della vita. Sì. Molto ottimista. Poi i limoni presumo che vengono scelti. Abbiamo il nostro giardino, Massa Lubrense, circa 3-4 km di Sorrento, dove abbiamo tutti questi limoni di qua, li guardi? Abbiamo tutti questi prodotti di limoni. Abbiamo da Malta, Sorrento, perché praticamente lo sappiamo tutti, la stagione si vede 4 volte all'anno. Questa qua 4 volte all'anno. L'esempio del limone Sorrento, ma 2 volte, più o meno 2 volte, però questi qua li usiamo un po' di più perché sono molto più... Quali sono quelli più utilizzati dalla... Laverna? Laverna? Sì, limone Sorrento, stagione, e quel pure quelli da Amalfi. Perché quello, il Verna, viene usato di più? Che caratteristica? Guarda, c'è una scorza, ma sei molto più particolare, più profumata. Io ti ringrazio davvero perché ci hai portato per mano nel mondo dei limoni. Limonoro. Limonoro. Uno slogan, Limonoro. Sì, è per tutto. No, uno slogan, certo, tipo Limonoro. Limonoro. Tutto quello che tocca è oro, una cosa del genere. Così dicono tutti, però... Poi speriamo sempre qua. Scusami, tutto quello che spremi diventa oro, oro. Visto che c'è il limone in mezzo. Spremiamo. Depiliamo, depiliamo, che Dio è grazie anche per quest'altra chicca che mi ha regalato. Con un insolito cin cin a base di limoncello e meloncello termina questa seconda puntata di Lupo di Mare. Il borgo di Marina Grande mantiene l'essenza di perla rara e sorriso radioso di un tempo, quasi a voler rappresentare per l'eternità la Sofia Loren di Pane, Amore e cittadina onoraria di Sorrento. Alla prossima puntata di Lupo di Mare, navigatore inossidabile tra i presidi della resilienza sull'onda lunga dell'inverno tra le oasi del sud.